E l'Occidente è diventato come un campo minato, è diventato un pochino come gli attentati, quelli che eravamo abituati a vedere in Medio Oriente. Pensiamo a Nizza con un camion che si butta sulla folla, fino a pochi anni fa, immagini del genere potevamo vederli negli scontri, non so, in Afghanistan, in Iraq, non sicuramente pensavamo di vederli in Occidente. E quello di cercare magari di chiudere o pensare che sia un disagio solamente giovanile è molto limitato, perché disagio giovanile è molto più ampio, sicuramente c'è, è un problema che stiamo vivendo, ma sta vivendo un po' tutta la società, che tende a dare poche speranze per il futuro, ma a tutti i giovani, non è limitato ai giovani immigrati o ai giovani islamici, perché quello che è il filo conduttore, unisce tutte queste persone, è la religione, per cui si riconoscono all'improvviso o dopo un percorso più lungo in una religione e nell'estremismo di questa religione. Sicuramente è anche molto ammiccante il modo con cui l'ISIS parla ai giovani, perché abbiamo visto tutti questi filmati che sembrano molto più film americani, sembrano poco attinenti alla realtà e vanno a ammiccare su sicuramente terreni fertili.